Amélie ha 6 anni. Come tutte le bambine, vorrebbe che suo padre l'abbracciasse ogni tanto, ma lui ha un contatto fisico con lei solo durante il controllo medico mensile. La piccola, sconvolta da tanta intimità eccezionale, non riesce a contenere il batticuore. Perciò il padre la crede affetta da un'anomalia cardiaca. A causa di questa malattia fittizia, la piccina non va a scuola. È sua madre che le fa da maestra. Senza contatto con gli altri bambini, sballottata tra lo stato febbrile di sua madre e la glacialità di suo padre, Amélie si rifugia in un mondo da lei inventato. In questo mondo i dischi di vinile sono preparati come delle crepe. E la moglie del vicino, in coma da mesi, in realtà ha scelto di esaurire in una volta tutte le sue ore di sonno. Così potrò rimanere sveglia giorno e notte per il resto della mia vita. Il solo amico di Amélie si chiama il Capodoglio, ma l'ambiente familiare ha reso il pesciolino nevrastenico e incline al suicidio. I tentativi suicidi di Capodoglio non fanno che aumentare lo stress materno. Si impone una decisione. E poi un giorno il dramma. Come ogni anno, Amandine Fouet porta sua figlia ad accendere un cielo a Notre Dame perché il cielo le invia un fratellino. La risposta divina si manifesta 3 minuti dopo. Ahimè, dal cielo non piomba un neonato, ma una turista del Quebec, Marguerite Bouchard, decisa a farla finita con la vita. Amandine Poulain, nata Fouet, muore sul colpo. Dopo la morte di sua madre, Amélie si ritrova a tu per tu con suo padre. Costui, già poco comunicativo, si rinchiude ancora di più in se stesso. Si lancia nella costruzione maniacale di un mausoleo in miniatura per raccogliere le ceneri di sua moglie. 5 anni più tardi, Amélie è cameriera in un bar-ristorante di Montmartre, Le Deux Moulins. Non ci sono uomini nella vita di Amélie. Ci ha provato un paio di volte, ma il risultato non è stato all'altezza delle sue aspettative.